Prima di tutto ringraziare i giovani, perché grazie a loro questa sera anche da casa qualcuno può vedere questo dibattito. Perché con le nuove tecnologie, sempre parlo di giovani, ci riescono, sono riusciti a fare tante cose, mentre prima noi, io che ho pure una certa età, non riuscivo. Quindi grazie ai giovani che hanno fatto questo documento che serve anche noi per non dimenticare, perché noi spesso dimentichiamo facilmente, spesso quando incominciamo a criticare qualcuno dice ma cosa avete fatto, non avete fatto niente, non avete lavorato, mentre invece con i filmati, quando si mette nero su bianco, si riesce a dimostrare alle persone che qualche cosa si è fatto. Questa sezione, questo circolo, assieme ai consiglieri, assieme a tutti i cittadini, penso che lo sapete tutti, siamo riusciti ad ottenere un qualche cosa di meraviglioso per quanto riguarda la scuola, perché questa amministrazione, l'amministrazione Lorenzotti, aveva dato a un privato un edificio per fare quello che voleva, mentre noi anche in questa zona abbiamo 270 bambini in lista d'attesa tra asilo nido e scuola materna che non sappiamo dove mandarli. E questo bisogna dare un grazie agli iscritti di questo, un grosso grazie agli iscritti di questa sezione, perché lavorando assieme in un certo modo certi risultati si riesce a ottenere. Noi, c'era il titolo qui, noi abbiamo bisogno di un'altra Italia, noi abbiamo bisogno di investire nella scuola, noi abbiamo bisogno di investire nella cultura, che se ne dice, che qualcuno dice che con la cultura non si mangia, non è vero, vorrei fare un esempio, quando le passate amministrazioni si sono inventate le notte bianche, quelle lì erano soldi, non era solo divertimento. Quello lì voleva dire programmare, investire per poi produrre, come generalmente fanno a Viareggio. A Viareggio quando fanno il carnevale, che fanno? Finisce il carnevale oggi e incominciano la programmazione per l'anno prossimo. Ci sono gli ingegneri, ci sono gli architetti, ci sono le maestranze che lavorano. Quindi le settimane, le notte bianche, per noi romani, io sono un romano di adozione, da 27 anni è qui, però vi dico che qual è il, se in Calabria si dice, qual è il capoluogo della Calabria, sapete come si risponde? Roma. Siamo 700.000, quindi per noi romani, quindi quel discorso di investire nelle notte bianche voleva dire anche posti di lavoro, perché la gente lavorava e tutti gli artisti lavoravano, e quindi con la cultura si mangia. Qualcuno parlava del nostro partito, sì, ci dobbiamo dare una mossa, ci dobbiamo fare un'analisi tranquilla, perché è la prima volta, perché io non so però dare una risposta, lo chiediamo ai nostri dirigenti, non sappiamo, è la prima volta nella storia d'Italia che quando, generalmente quando la Democrazia Cristiana era in crisi noi andavamo avanti, adesso no, adesso vediamo che il PDL, cioè il centrodestra, non riesce ad andare avanti, ma neanche noi, poniamocela questa domanda, qualche cosa non va e noi queste cose gliele dobbiamo chiedere ai nostri dirigenti, cos'è che non va? Io non lo so, qualche cosa c'è. E quindi se qualche cosa c'è, diciamocela, se c'è qualche cosa da correggere, correggiamola, perché non si è mai visto che quando queste vanno giù, noi continuiamo ad andare giù, qualche cosa c'è, forse non abbiamo una linea chiara in modo tale che i cittadini ci capiscono, se non c'è questo, ma facciamola, abbiamo mille dirigenti, mettetevi lì e fatele qualche cosa, 4-5 punti chiari in modo tale che i cittadini ci capiscano. Quindi parlavo, diciamo, il problema è uno dei grossi problemi oggi che c'è qui, che io metto alla luce, c'è il problema della scuola, hanno rovinato la scuola, hanno e continuano. Quindi addetti ai lavori sanno che in questi momenti si sta cercando di fare gli istituti comprensivi,
Ma chi li fa? Quattro persone si riuniscono e distruggono le scuole. A tal proposito vi dico che abbiamo presentato una mozione che si discuterà in municipio, quando lo daremo, quando, quindi le scuole, qui c'è qualche collega che insegna, qui le scuole di Torre Mauro dove sono toccate, vi informeremo per poter venire in modo tale che possiamo chiedere un qualche cosa, perlomeno di rinviare l'applicazione di questa norma, in modo tale che abbiamo tutto il tempo per fare un qualche cosa di serio, di preciso, per i nostri bambini, per i nostri cittadini, per i nostri genitori. Altrimenti si continua ad andare, allo scatafascio. Noi abbiamo bisogno in Alta Italia. Roberto ha fatto una relazione eccezionale. Dobbiamo vedere come marciare uniti per raggiungere lo scopo, per raggiungere quello che noi vogliamo, per mandare a casa Berlusconi, per fare nuovamente, per andare lì a governare questo paese, ma in un modo diverso di come abbiamo, di come qualcuno pensa di governare nella divisione. Non si può essere divisi e governare bene. Grazie.